Un'affermazione convincente con una netta sterzata nella ripresa. Nel primo tempo la Gelbison aveva mostrato le sue qualità, soprattutto quelle della retroguardia. Diciamo che la Gelbison è una delle migliori squadre che noi abbiamo incontrato sino ad ora. La prestazione che abbiamo fatto della squadra era quella che io mi aspettavo, così come l'ultima intervista che mi avete fatto aveva espresso tutta la mia delusione, oggi esprimo tutta la mia soddisfazione perché i giocatori sono riusciti a dare quello che la società si aspetta, un impegno, costanza, determinazione, gioco. Anche nel primo tempo la squadra del Gelbison era chiusa molto bene, noi abbiamo giocato bene anche nel primo tempo, solo che nel secondo abbiamo avuto quelle opportunità, sbloccandosi col rigore, di ottenere il meglio. Però questa è la prova della concretezza, della determinazione, e oggi inizia un nuovo campionato, il girone di ritorno, e speriamo che finisca molto bene per noi. Risposte positive da tutti i nuovi acquisti, da Cirilli ad Avola, soprattutto a Bongiovanni, che è sembrato un altro giocatore rispetto a quello ammirato prima della sosta. È evidente che sta recuperando la forma migliore. Diciamo che la forma migliore si acquisisce soltanto giocando, quindi aveva avuto soltanto poche opportunità, oggi ha avuto la concretezza, la determinazione di farsi l'intera partita, e alla fine è uscito alla grande dando una prestazione eccezionale. Voglio dire che sia i giocatori che erano presenti in campo sia quelli in panchina sono stati degli innesti molto particolari, voglio ricordare bene D'Angelo e tutti gli altri, tutti i giocatori. Noi abbiamo una rosa, abbiamo sempre detto, una rosa che può fare la differenza, e noi pretendiamo questa differenza entro fine anno. Tornate a carezzare ovviamente questo sogno playoff, avete dimostrato come potete davvero inseguirlo con convinzione. Ma certo, noi il nostro impegno è quello, oggi ho parlato con i ragazzi, proprio mi aspetto solo ed esclusivamente questo, noi vogliamo vincere il girone di ritorno, e quindi per noi l'impegno sarà finalizzato a questo. We'll be right back.